Ragazzi, volevamo chiedervi che cosa si prova a vedere vostro padre protagonista in questa conferenza e se c'è stato, se è stato un qualcosa nei vostri, nei suoi tanti racconti che vi ha colpito maggiormente o di qualcosa che sapete voi personalmente di lui, cosa vi è rimasto? No, sicuramente ci ha colpito come... Noi fortunatamente abbiamo la fortuna di vederlo molto spesso raccontare queste cose sia in ambito casalingo che anche in altre conferenze e lo vedi, cioè com'è adesso e come ce le racconta noi, è sempre una lezione di vita. Però cioè, è sempre bello vederlo perché sono sempre lezioni, anche se li ascolti 100 volte la lezione ce l'ha sempre. Non vi stufate? Sì, no, anche perché fa sempre ridere le sue storie. Vabbè, sì. Io era la prima volta che sono stata presente e è stato molto motivante. Sì. Comunque non siamo comunque piccoline, non sono proprio nella fase di crescita, però anche essendo una lavoratrice mi ha fatto venire voglia di impegnarmi perché a vedere lui che ha raggiunto così tante cose, dei tanti traguardi, immagino voi, poi vi ha messo proprio sotto la macchetta. No, poi soprattutto penso che uno dei suoi insegnamenti è appunto che cioè più o meno abbiamo la stessa età, sì, e certo. Magari dici boh, ormai questo è il mio lavoro. Lui penso che sia l'esempio lampante di quando puoi cambiare radicalmente il tuo lavoro, puoi stravolgere la tua vita. Lui ha 50 anni, da 25.000 persone è passato a 100 persone, ha stravolto la sua vita contro il parere di quasi tutti per tornare nel suo paese. Per voi è stata una bella cosa averlo più vicino. Beh, l'altra alternativa era andare a vivere a Parigi, quindi non lo so. Andava no, bene no, assolutamente, sì. Cosa? C'è stata una parte della vita di tuo papà che ti ha colpito di più? Cioè della vita in particolare un po' tutto, diciamo. Mm-hmm. La cosa che mi ha colpito è che quando io ho deciso di fare l'università, che università hai scelto? Psicologia a Milano. Ok. Lui mi diceva ma no, resta a Parma, io no, papà proprio me ne voglio andare. Lui mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto è ok, tu vai, tanto poi vedi. Niente, io faccio il primo anno a Milano. Esatto. Io faccio il primo anno a Milano contentissima, felicissima. Poi quest'anno ho fatto 6 mesi in Austria, a Vienna, a studiare. Quindi niente, vado lingua là. Lingua nuova ulteriormente. Anche lingua nuova. Sì, tutto in inglese, eccetera. Poi, cioè, sai, non sono quasi mai venuta a casa in questi anni. Così in questi anni no, in questi mesi, quindi proprio ero là, sempre là. E niente, poi quando sono tornata ho detto sì, però avevi ragione, nel senso, cioè avendo fatto questa esperienza mi rendo conto di quelle cose che lui mi ha sempre detto, del tipo vedrai che viaggiare ti serve eccetera, poi però torni il cuore a casa tua. Quindi l'avete lei provato anche sulla tua pelle? Sì.